video! Non siamo. Non è che non ci laviamo. Ma lo devo dire in ogni video, ma che pizza! Ma sai, magari delle persone. Oggi è il 26, il 26. Il giorno dopo di Natale. Sì, perché ieri ho aperto tutti i regali di Alessia il 25, ho fatto gli unboxing vari, voi li vedrete in vari giorni diversi. E stiamo partendo con Simona, che poi sullo sfondo c'è il mio regalo là. Ah, già. Però io faccio prima le però lo devi piccole. Aprire qua e sotto abbiamo una cosa molto enorme, non entrava nello schermo per fare la foto. Ma se io faccio così? Ma sì, l'hanno vista già. Vabbè, dai. L'avete visto. E Yuri, no, non mi potete fregare a me, perché questo è Yuri con i capelli più scuri. Questo è Yuri con i capelli più scuri. Vabbè, fai finta che non è lui, no, no, è Yuri con i capelli più scuri. C'è tutta la tinta Yuri tintato. Ce l'hai tu di là? Sì, non c'ho voglia di andare a prendere però. Però Yuri, questo è Yuri, questo ragazzo è Yuri tintato, con i capelli più scuri. Cosa c'è? È Yuri! Punto, basta, fine, questo è Yuri! Oh, ecco. Allora. No, voglio fregare, un altro Ken, questo è un altro Ken. No, è Yuri con i capelli più scuri. Ok. Non potete dire niente, guardate, è Yuri, facevate vedere prima Yuri nella scatola e facevate prima Yuri con i capelli suoi e facevate prima, no! Oh, possiamo andare avanti. Ah, possiamo andare avanti? Sì! Ok. Con Yuri! Posso? Questo è... Presenta Yuri, va! Un altro regalo Yuri. Di... per Simona da parte della nonna Lucia. Grazie nonna, anche se è Yuri, no, è della serie Pink Passport. Yuri è c'è scritto qua Yuri. Siamo in casa Mattel, ovviamente. No, dove siamo, in Tania secondo te? Allora, aia! L'età consigliata è dai 3 in su per piccole parti che possono essere interrotte dai bambini piccoli. Che poi ha... Bella! Allora, adesso mostriamo, spostati un po' come si sta, la confezione. Davanti è tutta trasparente con, vabbè, qua c'è le valigie varie, le avvertenze. La scritta Barbie. Barbie Pink Pass. Dov'è la scritta Barbie? No. Non è qua. No! No, l'hai detto qua. No, non l'hai detto qui. No, io ho detto qui. Va bene. Non ho detto allora, niente. Di lato è niente, nulla. Il nulla più totale. Sembra graffiato tutto, che vabbè. Graffiato. All'altro lato. Sono le. Aspetta, ma sono mica. No, stavo scherzando. Vabbè. No, sotto avvertenze varie e. Basta. Avvertenze varie. Giriamo sopra. Uguale Barbie Passport. Un pezzo trasparente, solite cose qua. Aia. Dai, che grossa la scatola! Oh no. Dietro ci sono tutte le varie. Questa è bella. Questa è bella. Aspettate che avvicino. Questa è bella. Oh. Questa è bella. Questa allora, è bella. Tutto è bello. Pink Passport con la Passport. E qua c'è scritto bambola e moto. Stop. Beh, ovvio, cosa volevi? E qua c'è tutta la serie del Pink Passport. C'è la macchina. C'è, questo è un bel set con Skipper e le Barbie e le sue sorelle. C'è Skipper, brava, le varie. Questi sono i vestiti, questo è l'aereo, questo è il gelataio. Gelataia. E questa è per e te, cosa per c'entra partire. Nel Pink Passport? Beh, sì, magari quando vai, parti, fai i lavori. Sì, ragazzi, di mamma è molto, sì, molto strano. Mi sento strana con questo trucco. Guarda. No, con la corona, con la corona no. Sergino, hai visto dietro le ghirlande tue? Sì, ok. Senti, ti piace. Ah, dopo proviamo a metterla in moto? Sulla moto? Era già la mia idea. Ah, va bene, dai. Allora, procediamo. Apriamo Yuri. Lo metto giù? Lo schermo? Ma cosa? Si vede? Apriamo Yuri. Passo un po', dai. Apriamo Yuri. Cosa c'è? Mi dà fastidio. Dai, lo copri così. Metti così. Ma c'è il pigiama! Ah! Anche io ho il pigiama.
Ma a me mi dà fastidio. Ma sì, tu. Ma prima Yuri. Oh. Sei Yuri. Aspetta che abbasso così. Oh, esce fuori dalla confezione. Yuri esce fuori dalla confezione. Però che peccato aprire le confezioni, eh. Apriamo Yuri dalla confezione. Eccola qua. Si ecco presenta Yuri. Così. Ma basta con sto ecco Yuri. No, perché è Yuri? Oh. È Yuri, ragazzi. Guardate Yuri. C'è un certificato. No, scherziamo, sono arrivati. Un vetro abbiamo trovato. Fai vedere. Fai vedere. Sono le luci della moto. Gli adesivi vari. E ora andiamo a tirare via. Anche lui è un giubbotto in pelle. C'è la cartina dentro, troverete. Ah, c'è il segno da piegare. Oh, vabbè. La cartina. Io ho tirato fuori il suo telefono. Andiamo ad aprirlo insieme. Pizza. Casco. Dopo vedremo tutto insieme. Questo messo. Ah, ma in cartone! Cosa volevi? Cosa in cartone? Il passaporto, lì, la patente. Così. Beh, ma cosa lo volevi? Oddio, ragazzi. Beh, magari in plastica. In modo che non si rompesse. Puoi mettere tu un pezzo di plastica. Abbiamo dei. Ma questo cos'è? Un passaporto, patente, cos'è? Passaporto. Abbiamo un bellissimo passaporto rosa. Non si vedono. Pipero. Sì. Ricky. Non si vede niente. Ho detto io, troppo tardi per fare unboxing a buio. Passaporto. Sì, guardate! Che belli, c'è il contorno! È un telefono con blu elettrico, vero, giusto, blu elettrico. Come il... però adesso non si vede niente. Mazza, oh, yeah. Si vede! Ok. Come l'hanno. Se no Yuri scappava, no? Dov'è legata? Ah, qua. Ah, aspetta che qua c'è le istruzioni come aprire. Stai ferma. Devi alzare la levetta. Qua. Ci sono le istruzioni. Alzare. Pure le istruzioni. C'è più niente. Qua. Dietro. C'è lo sfondo di, sì, di una via. Da via con dei negozi. Ma sì. Ecco. Abbiamo adesso... Yuri fuori dalla plastica. Dalla sua confezione plastica. No! Ci credo. No, aspettate qua. Hanno attaccato i robini di plastica dietro la testa. Ai ai ai, Mattel, cosa mi combini? Che bucano la testa. Vabbè, basta rimetterlo in acqua bollente. Abbiamo qui c'è il coso, cioè l'hanno messo davanti. Eccolo qua, uscito. Ma la moto si regge? Sto guardando questo. Molto. Non si regge. Sì. Vediamo Yuri dalla moto. Oh. C'è. Forse non questi. Ma chi? No. Ah va, ma quelli erano per leggere. E dove è il pezzo? Ma non c'è. Cioè mi state dicendo che la moto non... Si regge? Ah, c'è il gambetto questo. Ah, eccolo qua il gambetto.
Simona non l'aveva visto. No, era già giù. Ah. Ma l'avevo visto, ma non si legge. Non si legge. Cioè, si legge. Si legge per miracolo. Vabbè, dai. Già che hanno fatto la moto. Allora, questa è la moto, Qua abbiamo Yuri. Azzurra, blu. Tipo il colore della macchina dei carabinieri, polizia. Colore un po', vabbè. Perlato, le ruote girano. Ma no, guarda. Questo è il cavalletto che si tira su e si tira giù, questo è per i piedi, dietro, davanti. E niente, poi bisogna rimettere. Qua c'è il quello che regge il Ken. Aspetta un po'. Ah sì, perché. Boh, vabbè. Sì, sta. Qua c'è cose da adesivi, tubo di scappamento, le cose varie della moto, no? Cosa vi devo far vedere? Vabbè. Andiamo ad attaccare i gingilli qua. Ah, tu fai vedere Yuri. Yuri. Allora, non è Yuri, sì, dai! Ragazzi, è Yuri, questo cioè. Si chiamerà. Scrivete nei commenti se non è Yuri, dai! È Yuri! È palesemente Yuri! Vabbè, fammi attaccare i Ken qua. Allora, aspetta! C'è la targa da attaccare con la scritta Ken. Aspetta che devo attaccarlo dritto, Non attaccato stop. Eccolo, attaccato stop. Brava! Va bene, no, dai. Oh dai, non essere puntigliosa. Brava! Dove sono queste due lucine qua? Io non le vedo qui. Non vedere due lucine qui, frecce. Se sono magnate. No, le frecce dovrebbero essere anche dietro. Vabbè, dai! Siamo in silenzio, va. Attacchiamo la luce. Adesso com'è? Così, no? Sarà. Ah sì, c'è pure il segno. Ah. Questi poi dove vanno? Questi qua di bianco. Ah, sì. Vabbè. Ma cos'è quella roba? Se lo potevano pure risparmiare. Ma che cos'è? No, no! Vabbè, fa niente, dai. Ma che cosa è bene. Che bella moto. Ma la moto è bella in sé. Allora, è bella ma non si regge. Punto. Si sono persi in un bicchiere d'acqua. Ma cos'è, cioè, questi roba adesivi di... Ma che cosa sono? A me non mi piacciono. Cioè, era senza meglio. Senza era meglio. È un po' una, vuol dire cacata. Sì, gli adesivi sono un po' una cacata. Sono un po' una cacata. Sinceramente, detto sì. Sinceramente. Quei colori un po' boh, vabbè. No, no. Detto sinceramente. Ok. Vabbè. Sinceramente, sinceramente. Sono farli grigi perlati. Anche. E queste luci dove vanno? Me lo spieghi? Adesso guardiamo. Ah, qua, già trovato. Sono le... Dove? Qua, adesso come si mette? 10 minuti per capire come si mette. Un'altra parte. Vabbè! Dai, la moto è bella, Sì! Però, boh, le frecce qua non le hanno messe, io non le vedo. Non ci sono. Vabbè. E il vetrino rimane così, potevano pure farlo di un altro colore. Metto qua, il tappo potevano farlo di un altro colore, nero. Non c'è la... come si chiama? Il...
Ah sì, il cruscotto qua diciamo è... 50 km. Così? Non si vede, non si vede. Ah ma qua c'è l'elastico. Perché esserci l'elastico? Perché girare? Girare? Non credere che girare. Dopo lavorare troppo, Mattella. Eh sì, piaceva che girava qui. No, va sempre dritto, la moto non gira. Giro te, mentre guidi, tu giri così. Vabbè, passiamo al Ken. Yuri. Allora, abbiamo Yuri, con il solito nostro Yuri, con i capelli un po' più scuri. Occhi azzurri. E Yuri, insomma, cioè dai, è Yuri. Cosa? Ah! Hai buttato qualcosa a terra? Chiedo. E come la scarpina? È caduta la scarpetta. Nella moto vabbè, c'era il casco. Che faremo? Vedere. Vabbè. Yuri ha le scarpe nere, quelle che indossa sempre Diego, dei jeans con degli strappi e hanno lo strappo dietro, un giubbotto in pelle rossa e una bellissima canotta con lo strappo. Le articolazioni sono sempre le stesse, così, 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 oh, oh, così, così, e niente, è Yuri. Fallo vedere da vicino, dai. Ragazzi, è Yuri, dai. Le scarpe le hai fatte vedere? Sì, è quelle che indossa sempre Diego. I jeans? Le ho fatti vedere, le ho fatti vedere. Sono strappati gli sfili però. Sì, però Yuri. Non puoi dire che non è Yuri, dai. Palesemente Yuri. No, un po' più scuro che i capelli. Guarda. Tu sei la più buona. Arrivo, eh. Aspetta, devo tirare sul cavalletto. Mamma. Sì, sei un po' instabile, sinceramente. Ciao, vuoi un passaggio? No, grazie, sono fidanzato. Ma no, tu eri nella nuova serie. Vuoi un passaggio? No, sono fidanzato. Vabbè. Oh, schiacci gli occhiali! Me ne vado, ciao. Sergino, guarda. Mi ha rubato la moto. Rimini, dai la moto, grazie, il mio regalo di Natale. Sì, adesso è arrivata in penna. Dammi, dammi. E con la targa. Al rallentatore? Sì, fa così, guarda. Ciao Sergio! Ciao Sergio! Adesso scappetta! Yuri per terra. Niente. Dai. Yuri! Diciamo concludersi. Oh, mi hai rubato il regalo di Natale, spostati. Ma non è Yuri. Sì, è Yuri. Ma però dai, è un altro Ken, ma uffa! Ma dai ragazzi, è Yuri questo! Vabbè, dai. Come fa a essere un altro Ken? Diamo, ridiamo la moto a Gustavo. Come Gustavo, Yuri. Il casco è un poco male. Ma perché non va così il casco? Aspettate ragazzi. Vabbè, il casco. Il casco c'è un problema. Vabbè, dai. Sono quei caschi così. Così è. Vabbè. Mi sembra un più casco di Sparta! Mettiamo su il Ken sulla sua moto. Ma dai, ma che casco è? Gli sta meglio le Barbie. Dopo me la presti anche questa moto per fare la foto con Alissa. Ok. Va bene.
e mettiamo il secondo pilota col pigiama, col pigiama, col pigiama. Ecco qua, guardate. Sergio, sei già fidanzata! Ciao! Wow! Bene amici, avete visto anche questo unboxing del regalo di Simona. Che dire, è molto bella la moto. Sta meglio a lei. Diciamo che non so se più avanti prendermela anche io, ma modificare i colori. Proprio avanti, non adesso che ho finito tutti i soldi, Questo Natale mi ha steso, letteralmente steso, non c'ho più un cenciuone da spendere extra, quindi non aspettare. Impennata all'incontrario con il casco che cade. Dai, non facciamo figure di cacca. Ma dai, ma che casco è questo? Ecco, lei che se ci guarda la Mattel, è bellissimo il casco. È bellissimo. Ecco, guardate che bel casco. Un casco. La moto è stupenda, i colori sono idem, ma sì, anche gli adesivi qua bellissimi. Sono veramente stupendi. Anche le frecce nere sono sì, stupende. Perché tu poi non ha neanche il contachilometri. No, ce l'ha, è bello. Ma dove lo vedi? Ah, però è blu, il contachilometri è blu. È uguale, in tuntunita. No, sì, perché il contachilometri non è giallo, non c'è colore, non c'ha le freccette che si muovono. Si muovono anche le freccette che si muovono. No, va bene, dico quello. Cambiare il colore. Sì, vabbè. Vuole anche il cruscotto che si cambia di colore. No. Cioè, vabbè. Metti una lucina di natale. Cambiare il colore in senso della moto, dal colore della moto. Però possiamo modificarlo noi, se vuoi. Se vuoi che ci metto le manine. Non c'è il Ken dietro. Non c'è l'essere che sta giocando. La tua testa, dai, copri tutto per non che c'è dietro. Ma non c'è neanche quello per la benzina. Che sì, c'è il capo della benzina, è là. No, questo sì, però non è di un altro colore. No, e neanche c'è, cioè, no. È bene, però dai, nel complesso la moto è bella. Il pensiero c'è. No, sì. Bisogna metterlo un po' più. E questo diverso. Casco che si muove ogni volta che salta via, che il Ken magari poi va in moto, poi fa un incidente perché non ci vede. Si va scattando. Bisogna migliorare un po' qualcosina, ragazzi. Forse il tasco. Perché il tasco? Bisogna migliorare. Il casco. Il pensiero c'è, ma da migliorare. Cioè, va meglio a Barbie, seriamente, guardate. Ci vede, cioè, se vai. Allora, se lo usa Barbie, e tu più o meno. Si vede che quelli della Mattel, nessuno c'ha la moto, nessuno ha il casco, quindi non sanno come è fatto un casco. Ho capito, il Ken ha il ciuffo! C'ha il ciuffo! Magari quello che è. Non va bene che è un ciuffo. Bene! Ce l'hanno tutti il ciuffo! Con questo video prendi un Ken pelato qui, perché se è già mezz'ora che stiamo a fare video qua, devo staiuzzare poi tutto, ok? E mamma, devo andare a cucinare stasera un piatto che piacerà tanto a Simona, minestrone. Bisogna purificarsi.